Cristina! She talked to me. As I told you, me, I developed a hard heart. I only had an open heart to die. But I knew nobody, even Rose, would never love me. Nobody would ever love me. If a man I had come into union with had checked me, nobody else would love me. And she told me one thing. Vicky, don't you know that the value in you is greater than the value of sickness? That thing also kept moving in me. It kept me moving. Kept me moving. Kept me moving. Ciao, sono Ciao. Leonardo. E qua non so cosa Luz, vogliono tirare fuori. Dobbiamo mettere un piccolo microfonino. Che cos'è questo? Questo è un piccolo microfono, così tutto quello che dirai si sentirà. Sì, a volte raccontare si riduce, in questo mondo si parla troppo, bisogna vedere. Bisogna vedere, bisognerebbe fare. Anche senza mettersi in mente di fare, perché alla fine il fare ti stanca, invece vedere e commuoversi ti muove. Quando inizi dice vado a fare, ti stufa perché vai a fare le cose sono sempre di più di quello che tu immagini. Per esempio, voglio guarire un paziente, domani c'è 2, c'è 3, c'è 4, c'è 5, c'è 100. Te come una domanda a dire che almeno questo qui si trova la sua vera felicità, perché la sua felicità non è in quello che sto facendo io, non sono io che lo rendo felice. They kept on coming, until one day I said, let me go and see what is there. So unfortunately, when I went, I found those women dancing, they were singing. I said, no. HIV means misery. These people are not sick. I think it's just a club. All of us here, we are clients suffering of AIDS. Many of us are being left alone. Some of us, children went, husbands have died long ago. We had no hope in this world. Most of the things which wanted to kill me was sorrows. I was waiting for my day to come. Many of my friends came telling me, don't die here. You have these children, you are suffering. Go and talk to those people. They welcomed me, how I was, a miserable woman I was. They made me laugh and get a smile a bit. National! The song. Voglio picchiare. Vuoi danzare? Adesso ti portiamo le...
Vediamo se ce la faccio. Com'è questo? Fa vedere. È così solo? No! Aspetta che imparo. È pensato lì che... Every time there is a problem, I don't have problem with going to Chichintari. I go there and I say what is in my heart. Because everybody listens to me, nobody gets scared of talking to me, nobody says we are tired, nobody says you are also too much, they always listen. Vicky would always pass here in the morning. In the evening, she would pass here. Like if it is Monday, Rose would send a message and say, how is Josephine? It makes you feel somebody cares somewhere. Yeah. Non se ne dà mica gli aiuti. Queste non sono mica malate. Nessuno accetta che sono malati. I recovered very fast. In 1 month I was feeling fine. But there was no drug which was making me really feel fine. It was the comfort which was making me feel fine. Quella donna che, quella grassa che danzava, come si chiama? Aida. Aida. E dicevano che non era malata e per darci cibo hanno dovuto rifare il test dell'HIV. Vedo che le mie donne sono contenti e sono piene di salute, non è vero che sono malate. Allora hanno preso quelli che sono grassi, sì, e hanno fatto il test. Sono commossi, hanno detto, poverini, povere donne, dobbiamo fare qualcosa. Mi hanno portato le scatole delle preservativi e le donne sono infuriate e hanno detto, ma adesso questa è l'emergenza che mi puoi offrire. Sto perdendo una persona che amo. Il mio marito mi sta morendo. Mi lascia con 6 figli, con gli orfani. L'emergenza che mi... ci vuole qualcosa, più del preservativo. Arriviamo sempre tardi. Noi abbiamo... No, il problema è che il pensiero, non lo so com'è, la gente non può pensare ancora più profonda, perché la vita non è solo il sesso, la vita ha qualcosa ancora di più, veramente, perché ormai sono infettato. Quindi cosa devo prevenire? Perché devo prevenire gli altri? Perché devo proteggere gli altri? Chi sono? Però se uno scopre che lui stesso ha un valore e scopre che anche l'altra ha valore, allora lo protegge. Qua non può trovare una che non prende le medicine. Invece negli altri progetti vede che la... rifiutano di prendere le medicine perché è una lunga per la vita, sì, e hanno anche le conseguenze. Vedi che tanti hanno le pancia, sì, sì, per le controindicazioni delle medicine. A volte prendono, quando sentono questi sintomi smettono. Invece questi qui, anche se li dai i sassi, li mangiano. La sconfitta dell'HIV è proprio questo, a dire guarda, la vita ha un valore, lo proteggiamo, anche se manca 2 giorni da morire, manca 10 giorni, manca 1 anno, manca 3 anni, vale la pena viverlo, perché ha ragione, ha un motivo. Vedi che cominciano, un giorno dopo cominciano a cantare con gli altri, un giorno si fanno i cappelli, un giorno si fanno i vestiti. Invece quando dice, anche se portasse un vaccino, se uno non sa il valore della vita, anche il vaccino sarà inutile.
coming. Where did you get lost from? What is this? She's going to bay. For now. Where are you going? Do you quarrel with mommy? Are you sure? I'm going to ask her. If you were, you know, you don't have to get annoyed with your mother. Poor woman. She's also suffering, you know. So anything, maybe sometimes even her wires are off. So you can her wires are off, like how yours goes off also. Even mine, they go off sometimes. See, una dei nostri orfani che stava malitando. Sing, this is girl at home. And a friend. And a friend again. They're always together. Settled. When problems are there, they settle a bit. Now which problem? The boyfriend has has gone to Sudan. She has now come back home, the prodigal daughter. Winnie, yes? What are you going to say now? Auntie Rosie, we are Gamba, we are going to have a Mustai, and Sanga, I know we are China, we are Soma, China, we are Soma. You think getting sick is that is the last moment? How long have your mother lived? You think she's not living? Winnie, you have in this head over what? Over you have dodo instead of bread. And why didn't you come to tell me? You thought I am going to abuse you? And she has been very close to doctor. Each time she has been going to doctor. And when she goes to you doctor... Told, now, whom did she tell? Whom did she tell? She told you. Anyway, it is good at least. It was good that she told you. Winnie, it was good that you told your mother. Okay? At least you need to tell somebody. Did you... The sister knows? Don't quarrel with your mother because she has told us. Huh? You're going to quarrel? She told us so that we can help you. Okay. And if you want, you come and knock. When you want, when you decide, you come. Okay. Anyway, we are there if you want. Pascal? Yeah, also la puya. We need no more. You know what? Can I come to drink? I come there. We got it. Kanzije. And Yamada Ibria call. So Will, you prepare. You go for tailoring or catering. Not so. Huh? You want to go? Catering. Okay. Go to Dubai. Rose! Ah. Hey, mama! Bonga! And he told me, if you are stubborn and you don't want to terminate that pregnancy, then our marriage is going to break. I didn't know why. I had only two kids, Doreen and Stanley.
I could not imagine why I should stop with two kids. So I carried my pregnancy. I never wanted to kill. The fetus in me was already a child. By then I had refused to test my blood, but Mama Rose encouraged me, test your blood first. I went. When I reached there, they counseled me very well. I accepted myself that I'm sick. That marked the end of my marriage with this man. He was very serious. And it was after I discovered we were sick that I realized this man wanted to be noticed that he was sick. I accepted an HIV test. And when the results came back, they were not pleasing. I was told I was HIV positive. I told her, there is no way. They told me I'm sick. Said don't feel at home. This happen comes, but there is a way where you can live. You are still a human being. Sono i bambini della Welcoming House. Gli orfani che non hanno nessuno, certi sono quelli che abbandonano sulla strada. Scotta, scotta. A volte mi rapporto alla polizia, a volte i capi locali dei villaggi. E gli altri sono bambini dei nostri pazienti che sono morti. Che bella. Mamis, che bella. Vina. Scappato. Moje se ya duse la babaga kati jangona be bag la babaga la wayo kada kokola bote wow ci sono gli altri che sono come un correggio, sono 44 bambini qua. Hanno sono tutti qua, un torre di Babel. Si chiama Welcoming House perché voglio che i bambini siano benvenuti, siano amati, siano che sei arrivata a casa, che si sentono a casa loro, si sentono a casa. Questa era l'appena preso da Kireka, una nonna, pensavo che mi può aiutare qua con i piccoli. E lui e Regan
Suo papà era un pazzo, viveva nella spazzatura. La mamma l'aveva lasciato quando aveva una settimana. Suo padre, per fare non piangere di notte, gli dava la benzina da respirare, così per riuscire ad addormentarsi. Così è rimasto, abbiamo fatto di tutto, non riesce ad andare a scuola. Ha la testa proprio da bambino. Questa si chiama Lina. La mamma era seropositiva e subito lei è nata prematura, aveva meno di un chilo. Subito quando la mamma l'ha partorita è morta. Un giorno avevo un cellulare che stava suonando, era dietro di lei, non lo sentiva. Dopo l'ho preso, l'ho messo sulle orecchie, non lo sentiva. Abbiamo fatto tutto l'esame e non c'è niente da fare. Katia l'hanno abbandonato in un bar, aveva 3 mesi quando mi hanno portato. Lui, i genitori sono morti, è rimasto con la matrigna la picchiava. Si chiama Ochan, lui era malnutrito, pieno delle ferite. E adesso stiamo cercando qualcuno che l'adotta. Qualcuno in Italia? Sì, l'adozione a distanza, però adesso è qua, l'anno prossimo andrà a scuola. Moses l'ho trovato in braccio la mamma morta, aveva anche lui 5-6 mesi. Adesso ha 3 anni, però con la fatica di respirazione non l'abbiamo messo a scuola, vogliamo che cresce. E dopo faranno l'operazione. Carras, la mamma era partorito, un giorno aveva ancora tutto, l'ha messo nella spazzatura. Tutto il cordone ombelicale nella spazzatura. C'è gli altri a scuola che arriveranno, anche loro sono stati portati dalla polizia. Quindi le storie sono un po' quelle, abbandonati o genitori che sono morti e parenti che non li vogliono. Se non c'era le donne di Creca, qui sarebbe pieno. Sì. Però le donne di Creca li accorgono, li curano loro, dicono dammelo. Un po' croccante. Buono? Buonanotte. Per me? Grazie. Ho visto, ha mangiato, taglielo più grande. Grazie. Tutto? No, non li perdo. Perché quando crescono studiano e riprendono la loro vita. Per esempio abbiamo uno che è stato qua, è studiato, adesso è un avvocato. Torna ogni tanto, viene a fare giocare i bambini, sì. Li taglia i capelli, li taglia le unghie. Ma la cosa importante non è solo questo, è proprio che voglio che uno che diventa se stesso. Non è perché faccia ciò che voglio io. È la stessa che serve per fare i mattoni. Costa poco e ci si diverte molto. I mattoni? Sì, è la stessa. Poi le schiacci. What is this? Poi dopo. Errati. Guarda. Bravo. Tieni, tieni, prendere un po' di terra. Eh? Così. Insegno a tutti perché se uno ha qualcosa suo da esprimere gli abbrevio la strada, cioè io gli insegno il modo di arrivare ad esprimersi, poi il sentimento glielo deve mettere lui. Sì, sono andato alla scuola d'arte, ma si facevano cose molto moderne, invece a me piace più la figura umana, l'espressione umana. E cosa ti piace
di più mi piace riuscire a cogliere i momenti belli della vita umana. I bambini che giocano sull'altalena, che fanno i giochi antichi come saltare la cavallina, le capriole, oppure le figure femminili dolci, rilassate, le maternità, l'amore. Bimbi, no! Non perdiamo nessuno. La morte non ti abitui, no, non può, è una cosa che proprio non è nostra. E ogni volta ti abitua, queste gente diventano amici, Ogni volta che perdi qualcuno, come se qualcuno te la strappi dalla mano, a volte stai per possedere e ti trastrappi dalle mani. Però non è che non mi vieni questa rabbia a dire ma dai, ma perché? Comunque è ciò che la scienza non ci può rispondere. Se gli ero vicini richiederevo ma perché? Perché? Forse neanche per loro. ti rispondono con tante fantasia di scienza, basta, però io ho visto di tutti i colori. Ho visto la guerra, ho visto la malattia, ho visto gli altri in giustizia, ho visto, non lo so, ho visto di tutti i colori. E lo so che tutto ha un senso. Anche se, dire, che senso ha la morte? Che senso ha la vita? Mangiare, dormire e poi morire? Mio amico mi aveva detto, guarda, il mio amico, sono anche i pazienti, che diceva che anche la morte ha un senso. Se non avesse un senso, perché c'è? Che come un bambino nasce con lo stomaco, vuol dire che ci sarà da mangiare, perché lo stomaco è un segno che ci sarà cibo da mangiare. E lui ha detto, la morte non può essere una sconfitta, non può essere una punizione, vuol dire che c'è qualcosa ancora di più. C'è. Guarda, fanno a mano, non è con la macchina. Per farne poi ghiaia? Ghiaia per il costruttore, per le strade. Quella jerrycan costa 100 scirini. No. 100 lire. Una cosa piena, 100 lire. E qua 100 lire, hai visto che le cose costano. 100 lire non costa neanche una cosetta di sigarette, neanche una caramella, una.
vedi che queste donne sono rispettate nel villaggio, non hanno più paura di essere malate di AIDS, ma sono anzi orgogliose, tutti li guardano con invidia. Che sono uno dei nostri pazienti anche lei. Gevale! Ciao Gevale! Cale, vuoi provare te? Fammi provare. Con cosa sono fatti questi martelli? Questi sono ingranaggi della macchina. Cecinene. Devi cominciare sulla... sulla punta. Ce l'hai fatto, guarda questo! Ci vuole un po' di colpo d'occhio. Era già rotta! Forte! Chiudi gli occhi. Sì. Tanti si spaccano i loro gli occhi, le schegge li vanno nella... È dura. Ok, dieci minuti si fa, ma tutto il giorno... 10 minuti. Speaking to you from the city of New Orleans. Immediately evacuate the city of New Orleans. Ho chiesto alle donne di fare un momento di silenzio per pregare quelli che sono morti e anche pregare di quelli che erano rimasti, i bambini che non avevano casa. Una donna si è alzata e mi ha detto: quando ci hai incontrato non hai pregato e non voglio che adesso che sto per morire che qualcuno incontrerà i miei figli e prega. Vogliamo anche noi imparare a amare come qualcuno ci ha amato. 4 settimane avevano fatto un camion pieno, quasi mi è venuto da piangere, perché io non ero come loro, non ero commossa. Ho chiamato tante gente, l'ambasciatore italiano, l'ambasciatore americano. Tra questi americani è venuto uno, era un giornalista. Girando intorno lui si è scandalizzato. Ha detto: no, 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 è ingiusto che qualcuno dà tutto ciò che ha. Questa gente non hanno niente. Uno che dà la carità dà qualcosa in più che ti avanza, non dai tutto quello che ha. I felt that I should contribute something, even if it is little, because they are also the same like me. That was why I contributed the money. È ancora commossa, lo farebbe ancora. Anzi, loro dicevano, se eravamo vicini, noi riospitavamo. Ma hai visto la casa? Ma il cuore è così, il cuore dell'uomo è questo. Si muove senza neanche dare nome, religione, cosa. Quando vede l'altro uomo che ha bisogno, la prima cosa è dire sono con te.
At least if I had HIV myself, I would stand with it. But why, my innocent kid? It broke me up. I said, no, there is nothing I'm struggling for if all my children are HIV positive. It is something that touches me to this day. What am I working for? I would have struggled with life if these children were negative. I prepared myself for death. I reached a moment when I because pain was in me, my body could just burn, like they have poured acid all over my, the bones were burning. Every part of me was burning. We sat at home. All the three children were at home. I was sick. Until don't you know that the value in you is greater than the value of sickness? It is a place where we discover ourselves. Every other day there's something new in life, and every other time we keep discovering ourselves. And if you see, I got that thing drilled in my mind that it became part of me. I looked at the virus as having limited powers over my life. My joy came. I rejoiced. I was almost becoming mad, but what to do? So I think there is a problem, but the problem has brought a good thing also. And not only that, I am going to live until my day of dying has reached. After all, who is not going to die? But I'm going to die a comfortable life. When I see somebody is broken down, I start narrating to them my story. They stop crying. They start moving. They start walking. When problems strike, it doesn't meet the end of you. And we should not allow our lives to be overruled with problems. I can do the work very well. Kilograms have been adding on and on. I'm feeling well. Those fever which comes every time and when it disappeared, now I can run. Everything I want to do, I can now do. I'm 55 years old, as you see me, but now I look very young in front of people. And I cannot tell my years. We thank Mama Rose, what has done to us, what is continuing doing. We really didn't know that we can get somebody like that in this world. She really gave us her life. Now, I looked at the value in me as so much above the value of, and indeed has suppressed the value of the virus. That means it has suppressed the value of death. These ladies and gentlemen you see here, each one has a story to tell. But I want to tell you, the story without the value in it is nothing, it is dead. Hi! You're welcome!
you come. If we are all not going to fall. You're welcome, please. She has planted the spinach. Yes. The avocado, the cassava, the entula. Entula eriwa. Eriwa no yi no one. Entula yi. Okay. Hey. Oh, why? Hey, yes. Dear, you are highly welcome, please. Tula. No, Malusi. I thought to die one or two day. Oh, I told you that. They can't to learn one of your uncle. So now you're saying, eh? And you're saying, better. Eh? Now I can do your uncle. No, I can't, your uncle. You want to squeeze me? It is cold, and so that you feel warm. I tell you. Yeah. So here we are. Yeah, that is Get in your mind.